Ben ritrovati amici di Safe Drive, un nuovo appuntamento speciale, molto particolare. L'ambientazione, la location, beh, potete vederla sicuramente montana, ma non solo, perché in realtà siamo in Lombardia e abbiamo scelto in questo caso due zone molto particolari, vicine tra loro, anche se dalle caratteristiche ovviamente piuttosto differenti, cioè il Lago d'Iseo e la Val Camonica. Michele. Sì, partiamo nel nostro percorso, siamo partiti dal Lago d'Iseo che offre davvero tanti spunti. Abbiamo avuto la fortuna, e poi lo ascolterete, di parlare con il sindaco di Iseo e già che ci troviamo da quelle parti abbiamo fatto visita, per voi naturalmente, alla riserva naturale Torbiere del Sebino e poi Iseo, Riva, Motoscafi sì. Riva, sì. Un'eccellenza italiana nel mondo. E anche qua abbiamo visitato un museo di eccezione, la più grande raccolta riva che ci sia al mondo, lo possiamo dire sì. Apertamente, siamo stati ospitati dalla Nautica Bellini, poi siamo risaliti per venire proprio da queste parti in Val Camonica. È una scelta non casuale perché dicevamo caratteristiche ben definite tra queste due zone, però sono piuttosto vicine, i chilometri che separano sono veramente veramente pochi, ma perché? Beh, perché sostanzialmente l'obiettivo di questo speciale di Safe Drive è la guida in montagna, ovvero quattro modelli che vedete alle nostre spalle, che adesso andremo a sentire e poi più avanti come sempre a raccontare più nel dettaglio per vedere proprio come si comportano, quindi parte turistica, definiamola così, storica e culturale, Lago d'Iseo, e poi la guida in montagna partendo appunto dal lago attraverso poi il centro abitato di Breno, quindi si sale su verso la montagna, il bellissimo borgo di Bienno, e poi la strada che sale verso il passo Croce Domine. Questo è un po' il terreno, diciamo, di sfida, forzando un po' il termine, che vede impegnate le quattro protagoniste di questo speciale, perché insomma vogliamo capire qual è il loro comportamento nel dettaglio anche da questo punto di vista. Dai, le avete viste dietro le mie spalle, ve le presento velocemente. Sì. Suzuki Vitara in una declinazione molto particolare che poi Andrea vi spiegherà nel dettaglio. E poi Honda con CR-V. CR-V è un SUV che completa la gamma, molto completa, della casa giapponese. Poi andiamo invece in Germania con Mercedes EQE SUV, quindi avete già capito dal nome, si tratta di un SUV completamente elettrico della gamma della casa di Stoccarda. Chiudiamo con Subaru Crosstrek, forse non vi dice niente questo nome, è appena entrata sul mercato, però in sostanza si parla di quella che era la XV. Sì. Ha preso il nome della sorella americana e anche sì, questa poi la conosceremo nel dettaglio. Negli Stati Uniti, esatto, la chiamavano sì. Così e Subaru ha deciso di importare questo nome anche per gli altri mercati nel mondo. Vedremo se sarà stata, ma sicuramente lo sarà, una ottima scelta. Dicevamo, il percorso guida in montagna sostanzialmente tenendo d'occhio alcuni dati in particolare, quindi comportamento dinamico di queste vetture, che significa piacere di guida ma significa anche sicurezza naturalmente e facilità, i consumi, che sono un elemento che magari in condizioni più semplici, un'autostrada in città, insomma le differenze sono minime, spesso oggi il livello è molto molto alto da questo punto di vista riguardo all'efficienza energetica dei motori, ma qui abbiamo motorizzazioni diverse tra di loro e le strade di montagna possono ovviamente esaltare o evidenziare sia magari i pregi, ma chissà, magari anche qualche difetto da questo punto di vista. E poi il comfort, la comodità, perché in sostanza questi crossover, beh insomma in montagna li immaginiamo, Michele, con delle famiglie che vanno ad affrontare le vacanze, veniamo dal periodo natalizio, è ancora stagione per le settimane bianche, quindi insomma ci sembrava di calarle in un contesto direi piuttosto adatto al momento. E a proposito di famiglie, anche il fattore sicurezza è un fattore che esamineremo certamente da vicino, legato alla dinamica, alla motricità di queste vetture, ma anche ovviamente agli ADAS, all'elettronica e via dicendo. Va bene, andiamo a provarle a questo punto, siamo curiosissimi. Andiamo a provarle. Abbiamo anche spazio e vari approfondimenti che vi abbiamo detto, quindi insomma un'ora da passare insieme a Safe Drive, alle quattro protagoniste di questo speciale Guida in Montagna. It's been so long I didn't see you. Iseo turisticamente offre molto, offre un paese storico, un centro storico che conserva ben visibili le tracce dall'età romanica all'età medievale fino all'età della Repubblica Veneta. Iseo è un trait d'union tra due realtà,
una realtà lacuale, ma una realtà alle sue spalle fatta di vigneti, di grandi produzioni di vino, di bellissimi paesaggi. Noi stessi abbiamo ormai una grande produzione vinicola, perciò un viaggio in Franciacorta con una sosta a Iseo sicuramente merita qualche giorno di stazionamento. Dal punto di vista strutturale, il territorio del lago di Iseo ha fatto un passo avanti creando una società, un'associazione di comuni che si chiama G16. Queste unioni di comuni permettono di operare in termini di promozione turistica in maniera più unitaria, ma permettono di lavorare anche su dei progetti di culturali e di intrattenimento a un livello superiore a quello locale. Siamo fortemente interessati a tutto ciò che è elettrico. Noi stiamo già installando colonnine per le macchine elettriche, ma un altro punto di partenza sarà l'utilizzo sempre più spinto di barche a propulsione elettrica. Noi poi abbiamo una piccola particolarità, che siamo ormai chiamati la Hydrogeno Valley, perché saremo praticamente il primo treno totalmente spinto a idrogeno e i primi pullman a idrogeno che collegheranno con una cadenza di 20 minuti la città di Brescia col comune di Iseo. Perciò sia nel campo della navigazione sia nel campo della motorizzazione locale nostra come comune, sia nella nostra propensione a spingere sulla motorizzazione elettrica, sia nel campo dei trasporti pubblici con i nostri treni all'idrogeno, credo che noi stiamo facendo dei passi enormi. Dopo il primo approfondimento dedicato alla città di Iseo, che ringraziamo naturalmente per l'ospitalità, iniziamo con la prima delle protagoniste, la prima delle quattro vetture presenti in questo speciale dedicato alla guida in montagna, Mercedes EQE in formato SUV. È, diciamo che è la quarta vettura della famiglia Mercedes 100% elettrica ad arrivare. Parliamo di vetture naturalmente lussuose di grandi dimensioni. EQE esisteva già in formato berlina, le altre due sono la EQS naturalmente, che già esiste come SUV e altrettanto come berlina. Una vettura imponente, 486 cm, più corta però della berlina e con un insieme di superfici lisce davvero importanti. Si è lavorato tantissimo sull'aerodinamica, ovviamente per ottimizzare l'efficienza energetica. In effetti vi sfido a trovare uno spigolo o un angolo su questa vettura, praticamente impossibile. Cofano anteriore completamente chiuso, non ospita nemmeno i cavi di ricarica, per farvi capire, soltanto sul lato sinistro c'è un bocchettone. Cosa sarà mai? Facilissimo, serve soltanto per il rabocco appunto del liquido che poi utilizziamo per pulire con i tergicristalli il nostro parabrezza. Una curiosità, giusto per darvi un parametro, pensate che il CX, il livello di penetrazione aerodinamica della EQE in formato SUV, è praticamente identico a quello della classe A. Questo per farvi capire quanto gli ingegneri di casa Mercedes abbiano lavorato per ottenere un risultato così importante. 100% elettrica, quindi andremo ad analizzare i vari dati. Vi posso dire intanto che la batteria è da 90,6 kW e che insomma abbiamo un'autonomia che dovrebbe oltrepassare, anche se non di molto, i 500 km. Ma ci sono degli aspetti che non vanno assolutamente trascurati su questa versione. Intanto è una 4MATIC. Cosa vuol dire in casa Mercedes? Beh, si intuisce, la trazione integrale. E questo è un aspetto veramente fondamentale, soprattutto in condizioni come queste in montagna, tra neve e ghiaccio. E poi c'è un altro elemento, anche due potremmo dire, che possono fare veramente la differenza. Da una parte ci sono le sospensioni pneumatiche Airmatic, che consentono di variare l'altezza da terra, e quindi l'assetto in sostanza, agiscono anche praticamente da fermo in fase di manovra, e in una condizione come quella che stiamo vedendo adesso, quindi di ghiaccio, ma dove ci può essere la buca, dove ci può essere un ostacolo, un sasso magari un po' più ingombrante, sono assolutamente fondamentali e agiscono in maniera del tutto autonoma e automatica. E poi le quattro ruote sterzanti possono girare fino ad un angolo di 10 gradi, che vi assicuro davvero non è poco, e nei tornanti possono fare davvero la differenza. Bene, a bordo
c'era da attendersi tanto lusso, e tanto lusso è quello che troviamo su EQE SUV. I materiali sono assolutamente prestigiosi, l'assemblaggio lo definirei pressoché perfetto. Diciamo che tra gli elementi di spicco naturalmente troviamo subito il classico volante multifunzione, anche con le palette volendo per i cambi marcia. In questo caso non abbiamo lo scenografico Hyperscreen, forse qualcuno di voi lo conosce, sostanzialmente è un componente che va a legare tre schermi, ce n'è uno anche a disposizione del passeggero, ma nonostante questo devo dire che anche questo monitor centrale verticale da 12,8 pollici è altrettanto scenografico e anche molto molto pratico da utilizzare. Ovviamente la sua grandezza e anche la sua definizione consente di poter gestire al meglio tutte le funzioni della vettura. Molto bene anche il cruscotto digitale di fronte a noi, anche in questo caso ben visibile e decisamente ampio. Visto che vi sto parlando del monitor da 12,8 pollici, devo dire che c'è una funzione che, parlando di una vettura 100% elettrica, è molto interessante, ovvero una sorta di navigatore intelligente che nel momento in cui voi immettete la destinazione che volete raggiungere non si limita a darvi l'indicazione naturalmente della strada, ma valuta quello che è il vostro stile medio di guida, valuta le condizioni di traffico e anche la disposizione delle colonnine di ricarica lungo il percorso, e questo sicuramente è fondamentale per poter affrontare al meglio e in tutta tranquillità un viaggio con una vettura 100% elettrica. Michele, un po' freddino, ma si sta bene, eh? Senti che teporino che c'è. Sì, vabbè, poi si sta bene. Pensa? Pensa che naturalmente dice, vabbè, ma cavolo, su una Mercedes, grazie, no? Cioè, infatti, ci manca solo che non funzioni l'impianto di riscaldamento e andiamo malissimo. Mi vuoi dire? Ti voglio dire, bravo, ti voglio dire una cosa sostanzialmente, che nel dover per forza rendere efficienti le vetture 100% elettriche, Mercedes ha sfruttato anche la pompa di calore sostanzialmente. Quindi cosa vuol dire? Che è di serie su tutte le versioni, non solo su questa. Sostanzialmente vuol dire che il calore che viene emanato dalle batterie, dal motore elettrico, viene in un qualche modo riciclato, reimmesso nell'abitacolo, appunto per riscaldare senza dover consumare ulteriormente. Vabbè, tra il clima caldo e questo inserto sul cruscotto, ho l'impressione che tu mi avessi portato in barca, sì, no? È vero. Perché mi ricordo il ponte in tech del mio Panfilo. Sì. Onestamente, no, comunque molto piacevole. Con gli scafiriva, magari, visto che sono anche loro protagonisti, con la motonautica bellissima. Sei sempre svelto nei collegamenti tu, tu. Sì, ma duro poco, però, effettivamente, duro poco, però. Il picco di potenza, 292 cavalli, quindi non esasperato, questa però è la versione 350, ricordiamo, ma è quello che conta il valore di coppia di 765 Nm metro, che è una cosa mostruosa, sì, probabilmente potrebbe sfidare anche la Mercedes in Formula 1 la monoposto. Mi sembra, adesso io non lo sto guidando, però comunque la sensazione è che a secondi i tornanti come gira stretta, cioè un guanto, usando un termine un po' sportivo, gira stretta, penso, no? E non penso che sia merito tuo, anche qui, sono beh, tanto non mi sottovalutare, adesso vabbè, però a parte questo, no, a parte gli scherzi naturalmente, non è merito mio, non è merito mio per niente, però questa poi è una cosa che dovrai provare anche tu secondo me. Qui subentrano in gioco le quattro ruote sterzanti. Le quattro ruote sterzanti che si fanno veramente sentire tanto, soprattutto le basse velocità, perché pensa che alla fine hanno un raggio d'azione 10 gradi. È tantissimo. Tra l'altro è una tecnologia che ha i risultati, ottiene i risultati che hai elencato, ma suppongo che implichi anche degli adeguamenti per tutto il resto anche della vettura. Mi vengono in mente anche le sospensioni, probabilmente saranno state adeguate, sì, per questo tipo di tecnologia. Sì, sì, bravissimo, perché questo è un altro tema fondamentale. C'è una specifica importante che sono le sospensioni pneumatiche Airmatic, e sono veramente molto molto efficienti, anche perché al di là della loro reattività, che è sempre utile e fondamentale, in questo caso variano l'assetto fino a 3 cm e lo fanno in autonomia e automaticamente, pensate, anche a bassissima velocità. Ti stavo ascoltando davvero impressionato perché per poter, io penso poi raccontare tutto quello che sono gli aspetti tecnici di una vettura del genere, ci voglia veramente
un tempo illimitato, sì, perché sì, è un tesoro, vero, di tecnologia. Poi è chiaro che dopo, quando noi andiamo a elencare anche i prezzi, fanno una certa impressione, perché i prezzi sono elevati, ma qua non stiamo di fronte soltanto a una estetica, all'eleganza, all'ambient light molto particolare, via dicendo, ma c'è tanta sostanza, tanta innovazione anche, veramente spinge il concetto dell'automobile molto più in alto, la vettura del genere. Assolutamente, giusto per concludere, 100% elettrica, lo ricordiamo, in questo caso motore da 90,6 kW, la sua batteria naturalmente, che ecco, da questo punto di vista non è il top nella categoria, ci sono livelli anche che raggiungono i 100 kW, però insomma mi sembra che comunque sia sufficiente per questa EQE SUV, magari abbiamo un filo di autonomia in meno in questo senso, però rimanere diciamo intorno ai 550-560 km con un pieno di kilowatt non è una cosa assolutamente impossibile. Tempi di ricarica in corrente continua fino a 170 kW e dobbiamo dire insomma che per valutare la famigerata soglia, no, quella dal 20 all'80%, che è un parametro che viene utilizzato ormai mediamente un po' da tutti per le auto elettriche, servono diciamo tra i 35, intorno ai 35 minuti, quindi insomma anche questo un dato sicuramente accettabile. Bene, siamo arrivati quindi in chiusura dello spazio dedicato a Mercedes EQE SUV. Come sempre non mi resta che raccontarvi quello che è il listino, i prezzi di questo modello, che è disponibile in quattro differenti allestimenti. La fascia di prezzo va da 91.800 a 129.800 euro. Sono prezzi ovviamente importanti, ma lo sapete, è così per la maggior parte delle vetture elettriche e, come avete potuto constatare, come era facilmente prevedibile, stiamo parlando di una vettura ovviamente di gran lusso. Lo speciale di Safe Drive però continua, naturalmente siamo solo all'inizio e adesso andiamo a vedere un approfondimento dedicato agli pneumatici Hankook. Nel corso di questi ultimi anni Safe Drive ha messo in evidenza quelle che sono le caratteristiche distintive di un veicolo completamente elettrico, oltre al fatto ovvio e primario di non avere nessuna emissione allo scarico. Le possiamo riassumere in questi semplici termini: silenziosità, quindi comfort acustico, scatto alla partenza fulmineo e un maggior peso dovuto alle batterie. Ogni aspetto, anche il più piccolo, legato al progetto di una vettura elettrica deve considerare queste caratteristiche e numerose altre meno evidenti. Anche i costruttori di pneumatici con l'introduzione dei veicoli elettrici devono fare fronte a nuove sfide. Il marchio premium Hankook da tempo ha messo a punto una linea di pneumatici in continuo aggiornamento, pensata esclusivamente per la propulsione elettrica. Si chiama Ion. Nel nostro speciale abbiamo voluto equipaggiare Mercedes EQE SUV con gli Ion Icept, ovvero la versione winter progettata per le basse temperature. Hankook non ha tralasciato di assecondare ogni caratteristica di una vettura elettrica. Essendo ridotto al minimo il rumore del motore, quello prodotto dagli pneumatici diventa il fattore acustico preponderante. Hankook ha messo a punto il Sound Absorber per una guida silenziosa a tutte le velocità. Al traguardo concorrono diversi fattori come la forma V del battistrada, che diffonde il rumore stradale grazie allo spostamento alternato dei blocchi interni ed esterni durante il contatto con la strada. Il rumore dello pneumatico è stato drasticamente ridotto, ottimizzando anche il numero e la dimensione dei tasselli. Sul fronte autonomia, Hankook interviene per contenere la perdita di energia durante la guida dei veicoli elettrici d'inverno, riducendo la resistenza al rotolamento. L'autonomia guadagnata dagli Hankook Icept può essere quantificata in chilometri, pochi, ma possono rivelarsi fondamentali in caso di emergenza. È soprattutto il profilo aerodinamico appositamente studiato a ridurre la resistenza all'aria e al rotolamento. Le auto elettriche, specie se potenti come la nostra Mercedes EQE, hanno una elevata coppia in partenza. Ecco che Ion Icept è stato progettato anche per sopportare questo fattore di stress. È fondamentale migliorare la rigidità del pneumatico per sostenere il peso dei veicoli elettrici. Le V-Contour Technology di Hankook aumenta la rigidità in curva del 10% per migliorare le prestazioni di guida del veicolo elettrico. Naturalmente, al di là dell'aspetto legato alla vettura elettrica, gli Ion Icept sono ottimizzati per migliorare la frenata e la trazione sulla neve come sull'acqua. La precisione degli angoli delle lamelle e i tasselli di distribuzione dell'acqua all'interno dei blocchi della spalla ottimizzano questi aspetti fondamentali. Insomma, la tecnologia Hankook ha contribuito non poco a migliorare l'esperienza di guida in montagna e soprattutto la sensazione di sicurezza sugli insidiosi fondi invernali.
voi è stato recentemente negli Stati Uniti ed è un vero intenditore di automobili, probabilmente avrà notato una vettura che assomigliava davvero molto alla nostra Subaru XV. In America si chiama appunto Crosstrek. Ebbene, in occasione della nuova generazione di questo modello di vettura, un restyling importante forse è meglio dire, gli uomini Subaru hanno deciso di uniformare i nomi. Si chiamerà Crosstrek anche da noi ed ecco appunto la nuova Subaru Crosstrek. Quali sono le differenze dal punto di vista stilistico? Per quello che riguarda il design notiamo subito i fari anteriori, ma i gruppi di ottici anche posteriori completamente ridisegnati. Li troviamo oggi molto più sottili, molto più moderni anche possiamo dire. Per quello che riguarda invece il resto del layout esterno di questa vettura, il richiamo è sempre quello, ovvero l'outdoor. Tra gli elementi che danno uno spirito davvero off-door di questa vettura troviamo i passaruota molto pronunciati, molto massicci, che hanno un effetto aerodinamico anche con la presenza di estrattori dell'aria. Ma volevo farvi notare un dettaglio, che poi dettaglio non è, piuttosto importante, ovvero una nuova texture. La superficie pensata per questi passaruota si sono ispirati alla natura, in particolare alla pelle dello squalo. Nel caso dello squalo naturalmente permette un deflusso veloce dell'acqua, in questo caso dell'aria, ma l'effetto è lo stesso, quindi a testimonianza del fatto che Subaru davvero è attenta per la realizzazione di questa vettura ad ogni minimo dettaglio. Una delle novità principali che troviamo all'interno riguarda appunto i sedili anteriori. Sono stati studiati per essere molto più confortevoli e per assorbire maggiormente le asperità del terreno. Un aspetto tutt'altro che trascurabile su una vettura di questo tipo, deputata appunto anche a situazioni outdoor anche impegnative. Per il resto mi ha davvero molto ben impressionato il touch centrale, 11,6 pollici posto in maniera verticale, assolutamente con funzione assolutamente di grande intuizione, dove troviamo anche in maniera molto ben visibili le funzioni legate all'aspetto off-road, dove a proposito troviamo anche la funzione il Descent Control, un plus davvero importante, permette appunto le ripartenze in tutta comodità in salita, ma è attivo anche in discesa, quindi un aspetto davvero molto importante. Adesso è arrivato il momento però di metterci alla guida e invito a salire Andrea. Sono curioso, soprattutto in montagna, di capire se alcuni valori che erano già notevoli per la XV sono riusciti ancora a migliorarli. Non so, partirei dalla trazione integrale, per esempio, perché davvero sarei abbastanza sorpreso, ti dico la verità. Ci sono degli aspetti che sono riusciti a migliorare. Prima di tutti la rigidità torsionale, migliorata del 10%. Ancora? Sì, e non è poco. E non è poco. E devo dire, per quanto io ho esperienza e ricordo della guida della XV precedente, lo si sente, lo si avverte anche alla guida. Poi per il resto, lo dico perché non l'ho ancora menzionato, noi parliamo del classico motore boxer 2000 benzina, in questo caso da 136 cavalli, è un e-box per la verità, no? Per l'esattezza, quindi stiamo parlando di un ibrido in sostanza, dove invece il motore elettrico da 16,7 cavalli in più, che non guastano naturalmente, è stato collocato sul cambio Linertronic. Perché sul cambio? Perché Subaru non vuole rinunciare alla propria storica inossidabile catena cinematica, che ne ha fatto la fortuna, ma veramente un progetto che ormai affonda nella notte dei tempi di Subaru, ma la bontà era talmente buono questo progetto che è ancora non solo attuale ma dà delle performance fantastiche. È una caratteristica particolare di Subaru questo progetto. In sostanza qual è il vantaggio principale? È quello di abbassare il baricentro, cioè tutti i pesi sono veramente rivolti verso il basso. Motore boxer, ovviamente i cilindri contrapposti, quindi permette di essere collocato più in basso. Il sistema ormai storico legato alla 4x4, cioè il simmetrico all-wheel drive,
anche in questo caso, per come è stato pensato, può essere collocato in maniera più bassa. È, come dice il nome stesso, simmetrico, quindi la distribuzione esatta dei pesi lungo l'asse longitudinale, e dà questa la capacità di dare. E allora, quando uscire, la novità importante, importante, adesso l'elettronica aiuta, in questi casi mi riferisco al fatto di distribuire la trazione sulle ruote con maggiore aderenza, sì, in tempo reale. Sì. È veramente un portento, possiamo anche dire, questo sistema. Subaru concentra tutto il proprio valore in questo aspetto, lo si avverte anche su questa vettura, naturalmente. Quando, tra l'altro, la distribuzione, diciamo così, della motricità sui due assi è in partenza, diciamo così, di default 60-40, 60-24, sì. Poi dopo naturalmente si adegua in base alle necessità del, certo, caso. Interviene anche l'elettronica, e qui è nato ovviamente il sistema X-Mode, che abbiamo naturalmente anche in questo caso, X-Mode, che ci dà la possibilità, io adesso lo sto selezionando, di avere diverse modalità di terreno. Quindi sì, vedo neve, terra, esatto, condizione normale, che è quella neutra sostanzialmente, immagino, poi neve alta e fango. Ecco, tra l'altro, se posso, Michele, rifacendomi ancora al discorso della X-Mode, di questa crescita, che credimi, per me è davvero incredibile, non perché non abbia fiducia nelle capacità tecniche ed evolutive di Subaru, ma perché era già alto. E tra, certo, l'altro, la XV, devo dire la verità, avevo avuto l'opportunità di guidarla prima ancora che di acquistarla, in condizioni estreme nel nord Europa, quindi con neve e ghiaccio, ma con percorsi ad hoc veramente, veramente complicati, che insomma mi facevano temere che saremmo rimasti bloccati lì, ma non per colpa dell'auto, ma perché le condizioni erano veramente estreme. E invece in quel contesto Subaru aveva voluto dimostrare effettivamente, con questo evento dedicato alla stampa, quali erano le potenzialità, e in effetti l'X-Mode devo dire anche che da questo punto di vista è molto efficace. Senti, ti volevo chiedere una cosa, se posso, visto che hai spiegato bene tutto il discorso dell'assetto e questa crescita ulteriore che c'è stata. Io ricordo che la XV è stata a lungo detentrice di una sorta di primato, ovvero la crossover più alta con la maggiore altezza da terra rispetto a tutte le concorrenti. Ecco, allora, c'è stato anche un cambiamento anche da questo punto di vista, o no? Sì, abbiamo 22 centimetri da terra. Buona, sono tantissimi. Tantissimo, tanto. E mi ricollego al concetto che hai appena espresso, ovvero noi parliamo di un crossover, quindi, sì, di un'auto deputata all'off-road impegnativo, però Subaru non ce la fa. Subaru, quando concepisce, sì, i propri modelli, sì, tutto il know-how ce lo mette comunque, sempre, sì, e comunque. Con Andrea alla guida non abbiamo parlato di un dettaglio molto importante di questa vettura, ma non solo, un po' di tutta la gamma Subaru, che riguarda la sicurezza, un fattore a cui questa casa tiene davvero molto. E quando parliamo di sicurezza per Subaru parliamo di EyeSight. EyeSight è un sistema che comprende tutti i sistemi elettronici di sicurezza, un occhio davvero particolare che monitora tutto quello che abbiamo intorno. Ebbene, in questo caso, nel caso di Subaru Crosstrek, l'EyeSight si rinnova, ha nuove 7 funzioni e un angolo, appunto, di monitoraggio ampliato. In più va notato anche che il sistema automatico di frenata oggi ha 3 step di intervento, e quindi rende il sistema molto più efficace e poi anche la situazione molto più intuitiva anche da parte di chi guida. A questo punto non ci resta che parlare del prezzo. Subaru Crosstrek in Italia parte da 37.900 euro. E adesso, come abbiamo promesso in apertura, è arrivato il momento di un approfondimento davvero molto molto interessante. Siamo stati ospiti di Nautica Bellini per vedere e ammirare una collezione straordinaria di motoscafi Riva, e diciamolo pure anche con un certo orgoglio, i migliori motoscafi del mondo. Devo dire che la passione è iniziata in giovane età. Avevo 16 anni, io purtroppo a quell'età ho perso il papà, che costruiva barche in legno, diciamo tipo i Riva, e si chiamavano appunto Bellini.
In quel periodo finimmo la produzione di scafi nuovi, ma la passione per le barche in legno l'ho sempre avuta. E da lì ho iniziato a comprare il primo Riva, devo anche dire alla cifra di 200.000 lire. Da lì è iniziato il commercio, quindi alcune barche le acquistavo in pessime condizioni da restaurare per poi venderle. Spesso capitava che compravo barche, finito il restauro le vedevo, mi innamoravo della barca finita e dicevo non la vendo più, la tengo per me. La nostra missione, diciamo che quando arrivano barche un po' da tutto il mondo messe veramente male, la nostra missione è dopo 9 mesi, 12 mesi, a seconda delle lavorazioni che vanno eseguite, di farla tornare al vecchio splendore di quando è nata. Dovete pensare che il cliente che viene da tutto il mondo a noi affida la propria imbarcazione con totale fiducia. Il nostro lavoro io lo paragono un po' a quello dell'orefice o del gemmologo: o hai fiducia o è meglio che vai altrove. Non a caso il nostro motto è non essere geloso se amiamo la tua barca più di te. Perché per me ogni barca che il cliente mi affida è una sfida ed è come se fosse la mia. La collezione è nata non da molti anni in realtà, perché io le barche che acquistavo per me, ma proprio per il mio piacere personale, fino a 10 anni fa ne avevo 3 in un capannone, 2 nell'altro, 4 in quell'altro. E quando poi è arrivato mio figlio in azienda, che giustamente mi dice ma perché non le mettiamo tutte insieme, facciamo una collezione da mostrare anche agli appassionati, ed era, devo dire che è stata una cosa molto bella che mi appaga, ed è bello far partecipi anche gli altri di questi, alla visione di questi oggetti. Diciamo che in questi ultimi anni soprattutto abbiamo puntato molto all'esclusività. Qui potete vedere, e ovviamente tutti siete invitati a visitarla, degli oggetti delle imbarcazioni. Alcuni sono esemplari unici al mondo, di altre ce ne sono 2, di un'altra ce ne sono 3, però barche veramente molto particolari. Oggi, non a caso, questa è la collezione Riva più completa al mondo esistente. Che emozione aver visitato presso la Nautica Bellini questa collezione degli scafi Riva, davvero meravigliosi, grazie anche in questo caso per l'ospitalità. Noi torniamo invece in montagna, come vedete, di nuovo in Val Camonica con un'altra delle protagoniste di questo speciale, tocca a Suzuki. Suzuki Vitara, in particolare nella sua versione mild hybrid e con il sistema 4x4 della casa giapponese. Sono temi tecnici importantissimi, però li andremo ad approfondire tra poco, soprattutto alla guida, nell'onboard. Quello che vi voglio raccontare intanto è che questa vettura sicuramente, almeno nel suo nome, rappresenta un po' la storia dei SUV, dei crossover, nata nel 1988 ed è stata un po' la prima di introdurre questo tipo di carrozzeria e di segmento. In seconda battuta, qui a fare la differenza non sono tanto novità stilistiche o di design, ma è questo allestimento. Si chiama Yoru. Cosa vuol dire Yoru in giapponese? Sostanzialmente è il momento della notte nella quale il momento è più buio, più scuro, nel quale è possibile apprezzare maggiormente la luminosità delle stelle. E la colorazione di questa Suzuki Vitara Yoru questo vuole ricordare, quindi il blu appunto la notte e la parte invece grigia la luna. Davvero molto molto bello, l'auto sostanzialmente quindi ha un allestimento bicolor, come potete vedere. Ovviamente non poteva mancare il tetto panoramico elettrico apribile, sì, perché l'idea è quella appunto di poter apprezzare dall'interno dell'auto un cielo, uno splendido cielo stellato. L'abitacolo di Suzuki Vitara lo conosciamo bene, anche Safe Drive ha avuto modo più e più volte di raccontarvelo. Ovviamente vado a rimarcare un aspetto fondamentale dell'allestimento Yoru, del quale è dotata questa Suzuki Vitara, lo ricordo, in versione ibrida e a trazione integrale. Il tetto apribile elettrico, che sicuramente è poetico immaginare aperto appunto in una nottata piena di stelle, con un cielo stellato davvero meraviglioso. Questo è un po' l'intento del messaggio che viene dato dall'allestimento Yoru di Suzuki, ma chiaramente è un aspetto che possiamo sfruttare tantissimo anche nel corso della bella stagione. Per quanto riguarda il resto, la strumentazione è sempre molto razionale, ben disposta, semplice, quindi a partire dal volante multifunzione, lo schermo centrale, qui abbiamo ovviamente il cambio manuale in questo
caso 6 marce. Abbiamo poi il selettore qui sotto, rotondo, per le varie modalità di guida, tra le quali c'è anche la funzione autobloccante lock, che in condizioni invernali, in montagna tra neve e ghiaccio, si rivela ovviamente assolutamente importante. Andrea, appena sono salito a bordo, no, io sono rimasto colpito da questo orologino. Sì. Ovviamente i numeri in giapponese, alla fine del viaggio conoscerai i numeri in giapponese, se non altro quello. No? Sì, poi, sì, senza distrarsi troppo. È più per il passeggero, però dobbiamo dire. Va bene. Sì, perché sai, tema di sicurezza, occhi sulla strada, quindi anche Suzuki lavora su questo, però è vero che è una bella curiosità, in effetti, una bella curiosità. Torniamo seri. Allora dai, Suzuki Vitara, dicevamo, questa versione Yoro che ho già raccontato, che tu conosci bene tra l'altro, molto molto bella, e per Vitara si è scelto di sfruttare questo allestimento nella versione 1004 Booster Jet, motore da 129 cavalli e 235 Nm di coppia, quindi insomma un motore direi piuttosto efficiente rispetto alle sue dimensioni, che sono alquanto ridotte. E devo dire, Michele, che il fatto di non arriviamo a miniaturizzare, ma a ridurre il peso e ad avere un sistema anche ibrido, in questo caso mild hybrid, efficiente e contenuto, è un po' una mossa scelta da Suzuki, che a me sembra anche abbastanza vincente, ti dico la verità. È un problema quello dell'elettrificazione, che passa spesso da sistemi, in questo caso tra l'altro ricordo motore 10 kW e sistema da 48 volt, che sono ingombranti, che poi influiscono pesantemente sulle prestazioni e soprattutto sui consumi. Ma sì, Suzuki l'ha sempre dichiarato, no? Di affrontare questa transizione verso la motorizzazione elettrica step by step, passo alla volta, presentando dei prodotti sul mercato ai propri clienti che siano immediatamente fruibili. Poi naturalmente si riserva di sviluppare tecnologie anche per un futuro, e sappiamo quanto Suzuki, tra l'altro i giapponesi non si fanno mai trovare impreparati sotto questo punto di vista, quanto Suzuki comunque sia impegnata. Però per quello che riguarda il mercato attuale, presenta dei prodotti che siano fruibili e quindi punta ai passaggi graduali verso poi l'elettrificazione completa, insomma, full electric. In più, qui abbiamo l'ibrido che non si ricarica, ma è hybrid, quindi anche da questo punto di vista è solo la fase di decelerazione che fa ricaricare la batteria agli ioni di litio. Il sistema è poi completato ovviamente da un inverter. E poi l'altro aspetto importante è che comunque il motore elettrico agisce anche durante le fasi di guida, è attivo soprattutto per quanto riguarda la manovra, funziona anche come motorino di avviamento, ma durante il percorso comunque ogni tanto, quando può, agisce anche sul motore termico, cercando di far risparmiare. E poi, Michele, ovviamente la trazione integrale, che questo è un altro must di Suzuki. Assolutamente. Poi ti chiedo un pochino come la senti anche su questi tornati, ma volevo proprio completare il quadro. Suzuki ha intrapreso questa strada, diciamo, di mild hybrid, comunque adesso ha introdotto anche dei full hybrid naturalmente, ma perché? Perché ha sempre sviluppato delle vetture compatte, innanzitutto con delle soluzioni anche delle parti meccaniche, come facevi accenno appunto alle soluzioni 4x4, sempre con dimensioni ridotte e pesi leggeri, quindi questo gli ha anche permesso naturalmente di intraprendere anche questa strada, questa soluzione. Sì, assolutamente sì, un gran vantaggio. Poi naturalmente anche Suzuki, come dicevi, sta puntando anche verso il 100% elettrico, ma insomma sempre a piccoli passi, come è stata la politica del marchio giapponese. Mi dicevi come va la vettura, come si comporta? Beh, abbiamo detto che insomma il comportamento dinamico, la sicurezza, il comfort sarebbero stati temi che avremmo tenuto in grande considerazione, e in effetti devo dire che questa Suzuki è veramente molto agile. Aiutano le dimensioni, è chiaro, perché questi 4 metri e 100 di lunghezza, insomma, sono un bel vantaggio quando ti devi districare i mezzi tornanti, però effettivamente lo sterzo è molto diretto, frenata, sicura, nell'impostazione che delle traiettorie, delle curve, non c'è mai un'incertezza. Bene, siamo arrivati anche al termine della prova della Suzuki Vitara, lo ricordo ancora, mild hybrid con la trazione integrale 4x4 All Grip Select della casa giapponese.
come detto abbondantemente, si tratta di una versione in edizione limitata, la Yoru, e Suzuki Vitara in questa versione appunto Yoru costa 31.990 euro. Quindi se vi interessa, insomma, valutate quante ne rimangono ancora disponibili, naturalmente. Per quanto riguarda lo speciale di Safe Drive, adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, però rimanete lì perché torniamo tra poco con la terza e ultima parte. La riserva naturale Torbiere del Sebino si trova nel territorio compreso tra i comuni di Cortefranca, Provaglio d'Iseo e Iseo, in un territorio molto affascinante, un'area di grande interesse naturalistico che ha però un'origine prettamente antropica. L'uomo alla fine del Settecento si è accorto della presenza in questa area di un vasto giacimento naturale di torba. Questa torba derivava dalla degradazione della materia organica rimasta dopo il ritiro dei ghiacciai dopo l'ultima glaciazione, 15.000 anni fa. Dopo aver individuato questa riserva naturale, si è subito iniziata un'attività estrattiva. Questa escavazione ha creato la presenza di una successione di zone umide di acqua bassa, più o meno grandi, che hanno originato l'attuale ambiente con una grande biodiversità, ovvero numerose varietà di forme di vita. Organismi acquatici, insetti, anfibi, uccelli, tutti insieme trovano in questo habitat un ambiente ideale per la vita, per la riproduzione ed anche una tappa fondamentale durante il periodo di migrazione. Il fatto di avere una zona umida di oltre 360 ettari costituisce un habitat importantissimo per specie molto rare, ma non è solo la fauna l'elemento caratteristico, anche la flora vanta numerosi e interessanti esempi, naturalmente delle tipologie legate agli ambienti acquatici. Vi sono tre principali itinerari nella riserva, un percorso nord, un percorso sud e uno centrale. Quello centrale fa da cerniera tra gli altri due percorsi. Il percorso più caratteristico è quello che, partendo dal monastero di San Pietro in Lamosa, si dirige verso un'area centrale attraverso un itinerario a cavallo tra incantevoli specchi d'acqua. Superato il percorso centrale, si può proseguire verso quello sud attraverso una zona chiamata Lama, la cui caratteristica sono una serie di vasche derivanti dall'estrazione dell'argilla, quindi un altro utilizzo dell'uomo, in questo caso per la produzione di mattoni, che alla fine ha originato un altro affascinante habitat faunistico. Quello che si consiglia è una visita attenta e rispettosa dell'ambiente e consapevole. Per farlo è sufficiente andare sul sito della riserva naturale Torbiere del Sebino oppure scaricare l'app dedicata che fornisce tutte le informazioni necessarie sulle specie e su tutti gli elementi di interesse che possono essere osservati durante la visita. Lo ammetto, sono davvero contento di provare la sesta generazione di Honda CR-V. Non è un modello qualsiasi per Honda, pensate, è invece il modello Honda più venduto al mondo attualmente. Ebbene, con questo modello Honda cosa ha voluto ottenere? Maggior praticità, maggior sportività. Detto questo, Honda CR-V disponibile solo in versione hybrid, abbiamo la versione full hybrid con 4 ruote motrici o 2 ruote motrici, o la versione plug-in hybrid soltanto disponibile con ruote motrici anteriori, come nel caso della nostra prova. Ma c'è di più, Honda CR-V adotta per la prima volta in Europa l'Honda Sensing 360. Che cos'è? È un sistema, un pacchetto di assistenza alla guida davvero molto molto evoluto, ma poi lo vedremo meglio in seguito. All'interno la qualità migliorata la si percepisce davvero tutta. Il display touch centrale 9 pollici è un po' piccolo anche forse rispetto alla concorrenza, però posizionato davvero molto bene, in posizione rialzata, molto comodo, quindi molto visibile e funzionale. I sedili sono di nuova concezione, comodissimi e studiati per sostenere appunto la zona lombare e per oltretutto anche permettere un accesso molto comodo all'abitacolo.
dicevamo prima, appunto, aumenta il passo, aumenta lo spazio soprattutto dedicato agli occupanti posteriori, quindi maggior spazio per le gambe. Abbiamo il sedili del divanetto che possono essere regolati, quindi cambiano angolo di ben 10,8 gradi in 8 posizioni diverse, ma non solo, tutto il divanetto posteriore può scorrere in avanti e indietro di ben 19 cm, questo a tutto vantaggio della capacità di carico, che comunque è davvero notevole. Allora, spero di non sbagliare, hai studiato bene tu. Sono io che ti correggo. Come sempre, peraltro, perché poi va a finire sempre così. Allora, prima ibrida plug-in di casa Honda. Allora, ti faccio questa domanda, perché Honda storicamente, lo sappiamo, è detentrice di milioni di brevetti nelle auto, nelle moto, sono veramente geniali spesso e comunque molto molto propositivi. Allora mi sono chiesto, nell'ibrido plug-in, che ormai conosciamo da qualche anno e onestamente ce l'hanno un po' tutti ormai e francamente c'è un certo appiattimento secondo me dal punto di vista tecnologico, ecco, Honda è riuscita a fare qualcosa di diverso oppure si è allineata a tutto il resto della concorrenza? Beh, l'attesa è stata lunga, però c'era da aspettarsi. Quando sono arrivati poi sul mercato l'hanno fatto con una tecnologia davvero, chiamiamola innovatrice, assolutamente. Questo è fuori di dubbio. È comunque diversa anche dalla concorrenza. Si basa innanzitutto sul full hybrid già collaudato di Honda, che nell'occasione di questa nuova generazione è stato ulteriormente migliorato. E qual è la caratteristica principale che lo distingue da tutti gli altri? Si dà ovviamente il maggior peso alla propulsione elettrica. I due propulsori, motore elettrico, che in realtà sono due, perché uno è un motore che poi è collegato alle ruote, l'altro è un motogeneratore. Il motore elettrico e quello endotermico non funzionano mai assieme, come avviene in altri poi sistemi ibridi, ma in maniera alternata, completamente alternata, però dando ovviamente preponderanza al motore elettrico. Il motore elettrico funziona, diciamo, quasi sempre. Sì. È sempre il motore elettrico che funziona, tranne in pochissimi casi dove la necessità di potenza ovviamente obbliga all'uso del motore termico collegato alle ruote. Quindi questo permette al motore termico di funzionare il meno possibile, no? In realtà, quindi tutti i vantaggi che puoi ben immaginare dal punto di vista dei consumi e delle emissioni. Ed è una soluzione molto importante. Ma perché ve ne parlo nonostante stiamo guidando la versione plug-in? Infatti. Perché noi sappiamo, innanzitutto diciamo subito un dato davvero interessante. La versione plug-in che stiamo guidando nella modalità completamente elettrica, naturalmente quando le batterie sono completamente cariche, permette una percorrenza di ben 81 km di autonomia. Inizia a essere dei tantini. Sì. E tra l'altro reali, sì, qualche chilometro in meno, d'accordo, poi dipende anche dalla tipologia di guida, eccetera, dalla strada, naturalmente, tanti fattori. Questo è un dato interessante. Però che cosa avviene solitamente quando si guida le auto plug-in? Che quando non abbiamo poi il ricarico, abbiamo esaurito la ricarica delle batterie, a quel punto i consumi aumentano rispetto a un motore termico tradizionale per diversi fattori, prima di tutto quello del peso e via dicendo, che sono superiori naturalmente. In questo caso, quando non abbiamo le nostre batterie, come adesso, in sostanza perché siamo bassi come batterie, cosa succede? Funziona come il full hybrid Honda. Quindi dà comunque un, se possibile naturalmente, priorità al funzionamento in elettrico. Quindi i consumi aumentano naturalmente, ma non così tanto. E questo è un aspetto davvero molto, che ho trovato molto interessante su questa vettura, che fa la differenza con gli altri sistemi. Sì, è un aspetto decisamente importantissimo. Direi che tanta differenza, perché se mettiamo insieme, ragionando su quello che hai raccontato, una maggiore autonomia già di per sé del sistema plug-in, che sugli 80 km comincia a essere sicuramente interessante, e poi il funzionamento seguente del full hybrid, devo dire che rende questa tipologia di alimentazione
molto molto attraente, passatemi il termine, perché a differenza magari di altri casi dove c'è minore autonomia e poi appunto si va col termico con tutti gli svantaggi, come si diceva, no? Di avere tanto peso in più, e quindi anche il termico ha un'efficienza, un rendimento decisamente inferiore. Senti, a livello di sicurezza c'è qualche novità, qualche cosa di particolare che ci ha regalato Honda? Sì, ma le indovini tutte oggi, eh? Anche questa, ci provo, le indovini tutte. Sono ispirato. Sì, anche a questa ho fatto accenno appunto, e parliamo del Sensing 360, questo sistema l'hanno battezzato in questo modo in casa Honda, che è il più evoluto assolutamente e debutta in Europa sempre con questa vettura. Ed è un sistema straordinario, ha una telecamera frontale che allarga il proprio raggio di azione, sì. Si arriva a 100 gradi di apertura, ma ci sono poi quattro radar posizionati dagli angoli della vettura, praticamente l'auto legge a 360 gradi quello che c'è intorno, e potete immaginare tutti i vantaggi poi, no? Tradotto con l'elettronica si possono tradurre i vantaggi con questi sistemi ADAS che sfiorano, adesso io non vorrei dire qualcosa di inesatto, però il livello 3 per quello che riguarda la guida autonoma. Ai limiti anche quasi del consentito oggi, sì, sostanzialmente. Assolutamente, certo. Sì, e anche qui i giapponesi sono arrivati un po' dopo, ma non perché, ma ci stavano lavorando, sì, sopra. Sì. Quando fanno le cose le vogliono fare bene, vogliono essere i primi della classe, questo sicuramente. In conclusione, è difficile sintetizzare una vettura dai così alti e numerosi contenuti tecnologici. Secondo me i due aspetti veramente che balzano all'occhio sono la grande praticità e poi naturalmente l'elevato livello tecnologico del sistema ibrido. Arriviamo ai prezzi. I prezzi sono per la versione full hybrid, non è quella che abbiamo provato oggi, partono da 49.900 euro. La plug-in hybrid invece, questa che vedete di fianco a me, che è disponibile in un solo allestimento, costa 59.900 euro. A questo punto direi che una vettura come Honda, con tutto il suo bagaglio tecnologico, introduce davvero bene il prossimo approfondimento dedicato al nostro partner tecnico Porsche. Nel campo automobilistico la parola innovazione fa spesso rima con Bosch. Il colosso della tecnologia tedesco è pressoché inarrestabile nel proporre soluzioni che siano al passo con le esigenze del presente, spesso dando uno sguardo anche oltre, verso il futuro. In questo caso specifico Bosch non ha però spinto sull'acceleratore dell'innovazione, proponendo una soluzione ex novo, un sistema mai visto fino ad ora. No, questa volta l'obiettivo è l'ottimizzazione. Per capirci meglio partiamo dalle auto prodotte oggi, diventate spesso e volentieri un intricato insieme di centraline, cablaggi e sensori, con il vantaggio sì di prestazioni tecnologiche di primo ordine, ma allo stesso tempo vittime di un inevitabile aumento dei costi produttivi e di assemblaggio. Bosch, dopo aver individuato la questione, ha concentrato i propri sforzi orientandoli ad una pronta e soprattutto efficace soluzione. In occasione del CIS, l'International Consumer Show di Las Vegas, l'azienda tedesca ha così proposto quella che potrebbe essere una vera e propria panacea per i mali dell'auto contemporanea. Partiamo dal nome, si chiama SoC, acronimo di System on a Chip. Detto così può suonare assai complicato, ma il concetto è decisamente più semplice. In sostanza si tratta della piattaforma in grado di integrare le funzioni del cockpit, degli ADAS, quindi di tutti gli assistenti alla guida, dell'infotainment, navigazione e assistenza vocale compresi, in un solo processore. Il singolo automobilista non percepirà naturalmente alcuna differenza. Altro discorso è invece per le case produttrici. Safe Drive vi fornisce qualche numero sul quale riflettere. Stime più che attendibili dichiarano che il software per l'automotive raggiungerà un volume di mercato di 200 miliardi di euro entro il 2030. Immaginate quindi quanto sarà vantaggioso un sistema come quello progettato da Bosch, capace fattivamente di ridurre ad una sola unità le tante centraline elettroniche oggi necessarie per il funzionamento di una vettura, semplificando radicalmente l'architettura di ogni veicolo, con un vantaggio economico a dir poco significativo per tutte le case automobilistiche. Grazie all'uso di chip diversi in base alle specifiche esigenze del cliente, sganciando quindi l'hardware dal software, Bosch si rivela inoltre in grado di sviluppare per chiunque lo desideri un sistema elettronico centralizzato completo, dalla progettazione all'integrazione di elettronica, software e servizi cloud.
Per il colosso tedesco si tratta di un vantaggio considerevole sulla concorrenza, che è lecito augurarsi possa avere anche una ottima ricaduta sulla riduzione dei prezzi delle automobili. Bene amici di Safe Drive, siamo arrivati anche al termine di questo speciale, uno speciale penso molto molto interessante per la location, per i luoghi che abbiamo visitato e che vi abbiamo naturalmente mostrato, però Michele direi anche perché era una prova interessante e insidiosa magari anche per le quattro auto che abbiamo scelto in questa occasione. E com'è andata allora secondo te? Possiamo tirare un po' le fila da questo punto di vista? Insidiosa, mi piace questo termine, però sia chiaro, non è una gara una contro l'altra naturalmente. No, e no. Da quello che ho avuto modo di constatare si sono comportate tutte in maniera egregia per quello che sono deputate a dare naturalmente, perché per quello che il progetto ovviamente prevedeva per questo tipo di macchina, perché rappresentano segmenti diversi, prezzi diversi e via dicendo. Quindi mi sento di dover dire che tutte si sono comportate davvero molto bene su queste strade. Assolutamente sì, quindi lo ricordo brevemente, avevamo insomma deciso di puntare su aspetti come la dinamica di guida, i consumi, il comfort, e direi che tutte in effetti, ognuna a modo proprio ovviamente, perché ognuna di queste auto ha evidenziato alcune caratteristiche in particolare, se l'è cavata davvero molto molto bene alla grande. Ma sono tutti i modelli nuovi, Andrea. Sì, tutti assolutamente modelli nuovi sul mercato, sì, assolutamente. Da trascurare anche assolutamente come aspetto. Sì, assolutamente. Anche perché diciamo che forse quello meno nuovo da questo punto di vista, ma relativamente Vitara, ma aveva questo allestimento molto interessante, insomma, a guardare le stelle con questo cielo meraviglioso, sì. Direi che anche lei ha potuto dire assolutamente la sua. Bene, siamo arrivati direi in chiusura anche questa volta, perciò non ci resta che salutare e ringraziare anche i nostri partner, naturalmente il nostro media partner storico di Safe Drive, Diavolina, che amiamo sempre ricordare, in ogni contesto trova la sua collocazione ideale, Michele, da queste parti dire. Apprezzatissimo, sì. Diavolina. Assolutamente sia d'inverno che d'estate, ma in inverno in maniera particolare. Adesso un po' di più, col fuoco ovviamente ci si scalda e si può anche poi mangiare molto molto bene. E poi ovviamente i nostri partner tecnici, quindi Bosch per quanto riguarda la tecnologia dell'auto e Hankook per quanto riguarda invece gli pneumatici. Direi che ci siamo, Michele. Sì, è davvero tutto. Ci dispiace però. A me dispiace personalmente aver finito questo speciale. Andiamo a bere qualcosa di caldo magari. Andiamo a scaldarci. Sì, un pochino, dai. Grazie mille amici di Safe Drive per essere stati con noi e noi ci ritroviamo naturalmente la prossima settimana con il proseguo della normale programmazione del format Safe Drive. Alla prossima, ciao, grazie. Saluto.